Ieri è stata una giornata un po' particolare perché abbiamo avuto l'onore di essere convocati con due nostre ragazze attraverso la selezione nazionale giù a Milano, dove Tommasi Aurora e Basalari Sonia si sono allenate con parte della ragazza della Capitalia ed una squadra che era stata invitata dall'Igor Novara. Hanno fatto un lavoro sulla ricezione, dopodiché hanno fatto fase gioco e devo dire che le due ragazze si sono comportate bene all'interno di questo movimento. L'allenamento è stato gestito da Luca Pieranoli, con cui ho avuto un primo confronto su alcuni aspetti di sviluppo tecnico e di collegamento tra le varie tecniche, soprattutto inerente a quello che è il recettore attaccante. E dopodiché abbiamo fatto un'analisi sulle ragazze che ha visto lavorare. Sono stato molto soddisfatto dalla sua disponibilità e anche dal fatto che lui abbia intravisto degli aspetti tecnici importanti per permetterci e per essere più convinti del fatto di cambiare il ruolo alle due ragazze e spingere molto di più su quello che sarà un ricettore attaccante per il loro futuro. Abbiamo ritrovato giù la nostra Terry che si è allenata con loro, quindi diciamo che in questi 2 anni stiamo facendo bene perché a parte Terry che l'anno scorso abbiamo fatto un anno di collaborazione con loro per abituarla ad accettare il fatto di poter abbandonare o lasciare la famiglia per vivere a Milano e dedicarsi completamente alla pallavolo scuola. Quest'anno con Marinoni che è stata chiamata in nazionale Under 16 con Daniello, adesso queste due ragazze che sono state viste da Luca Pieranoli su indicazione di Mazzanti. Oltre a questo, come si sa, 5 di queste ragazze, 5 delle nostre ragazze sono giù con la sessione regionale e il tutto, voglio sottolineare, non è soltanto merito nostro, del nostro staff tecnico, della nostra società che comunque sta investendo molto per formare queste ragazze, ma dalla collaborazione che abbiamo la fortuna di avere con alcune società nel territorio bresciano. Territorio bresciano che è molto ostile a queste vedute di collaborazione in funzione allo sviluppo delle ragazze. Io vengo da Bergamo dove ho allenato per molti alti presso una società della periferia di Bergamo e in Bergamo c'era la Foppa Pedretti e ogni anno avevo il piacere di invitare Silvia Molinare che era allora il direttore sportivo di Foppa veniva a vedere le ragazze e poi ci trovavamo e lei mi chiedeva l'opportunità di poter parlare con i genitori di queste ragazze qua per proiettargli un discorso di crescita, uno sviluppo pluriennale. Ora, con questo non voglio dire che Foppa allenasse meglio di noi, però di certo Foppa aveva un'organizzazione, ok, un contorno che io allora non potevo offrire alle mie ragazze ed era uno dei motivi ed è stato sempre così il motivo per cui poi si metteva in contatto i genitori e le ragazze con il loro responsabile per poi sviluppare in loro questo percorso. Qui per ora siamo riusciti a fare questa cosa soltanto con il Montecchio e guarda caso soprattutto e guarda caso Tomasi, che è di proprietà del Montecchio, ha avuto questa opportunità. Pertanto ritengo e sottolineo che noi non siamo più bravi del Montecchio, ma forse riusciamo a dare ad alcune ragazze un percorso più qualitativo dal fatto che riusciamo a creare gruppi di lavoro abbastanza omogenei innanzitutto, riusciamo comunque a garantirgli 4 allenamenti a settimana e ogni allenamento di 3 ore, pertanto sono 12 ore di allenamento tutte le settimane, oltre che 2 campionati, uno nel giovanile, quindi d'età, e uno d'esperienza. Queste ragazze voglio sottolineare che comunque fanno un campionato di Serie C e la nostra Serie C
non è composta di fuoriquota, è composta di ragazzine in età under 18, under 16. Pertanto è un'esperienza importante, è un investimento che la società fa perché è un campionato di Serie C o come l'anno scorso di B2 che abbiamo fatto, sempre solo inerente al giovanile, non è di poco conto e non tutte le società lavorano in questo contesto. O meglio, ci sono società che dicono di portare una ragazza giovane nella squadra evoluta, ma però si perde il concetto tecnico, nel senso che una squadra evoluta deve lavorare in proiezione della partita di sabato, di ogni sabato, perché la classifica conta. Non dico che per noi non conta la classifica, ma prima viene la crescita della ragazza e il nostro lavoro settimanale non è mai in funzione della partita di fine settimana, ma è sempre in funzione a delle formazioni, degli aspetti tecnici e tattici, dei quali abbiamo, ad esempio, condiviso con Luca Periani lo sviluppo di queste due ragazze qua. Pertanto ringrazio il Montecchio, ringrazio il signor Fazzina che mi ha dato l'opportunità di parlare con i genitori e che ci ha permesso di sviluppare con Aurora un determinato lavoro e che l'ha vista premiata in questa convocazione per essere visionato dal Club Italia.